non avevo mai pensato alla relazione di Pino con il santo di cui portava il nome. Ma questa circostanza ci permette di farlo e di cogliere il senso, uno dei sensi possibili della vita. Che c'è in comune tra Giuseppe di Nazareth e Giuseppe di Empoli? Che la loro vita è stata seguire una chiamata, che per Giuseppe di Nazareth voleva dire i sogni, un linguaggio come un altro. Peppino ha voluto dire la prigionia, il valore della vita scoperto nel contesto della morte. Pino è stato deportato in Germania al momento dell'8 settembre e lì ha vissuto quello che ci raccontava, ma soprattutto ho vissuto la scoperta che se torno vivo da qui io mi dedicherò a servire, a promuovere la vita come potrò. Tornato alla Chiesa Cattolica, e poi lo sapete a livello regionale, nazionale, diocesano, regionale, nazionale, e poi nazionale, regionale, diocesano e anche fuori dalla diocesi. E in questa sua chiamata che ha seguito si è trovato in una situazione strana, come San Giuseppe, mezzo sposo, mezzo padre, mezzo responsabile, tutte le rogne erano sue, i titoli erano di un altro. E questo è stato Pino. Io ho sempre visto Pino come il grande che non sbaglia mai, come la persona senza contraddizioni, onesto come il babbo e puro come la mamma. I genitori non hanno sesso, sono perfetti, non hanno problemi, non hanno tentazioni. Noi ci accontentavamo di ricevere dopo che Dio ha quanto ricevuto. Nella nostra ingenua giovinezza, superficialità, noi ce la mandavamo da dove Pino prendeva. Chi consolerà i consolatori? Chi reggeva in piedi l'equilibrio di quest'uomo profondamente solo, con presenze nella sua vita o troppo grandi o troppo piccole? Le presenze grandi erano quelle che gli garantivano di aver bisogno anche lui. Nessuno è padre di se stesso, nemmeno Pino. C'era il professore da una parte e Fioretta Mazzei dall'altra. Chi di voi ha stomaco buono, compratevi il libro uscito l'anno scorso sugli scambi epistolari tra Fioretta e il professore, cose da mistici di altri tempi, cose straordinarie. Il mistico è colui che fa l'esperienza dell'amore offertogli. Pino si trovava alla scuola di queste persone, un po' come San Giuseppe della Santa Famiglia. Non deve essere comodo giocarsela con la Madonna e con Gesù. Pino ha accettato questo suo posto straordinario. E se da una parte io ho sempre ringraziato Dio, ve l'ho detto prima, per quello che da lui ho ricevuto, io oggi sono qui per una combinazione molto strana. Vedete, sono mezzo zoppo e combinato abbastanza male. Di nuovo sto a Roma,
però è una Bibbia che alle 3 oggi a finire Matano abbiamo fatto il funerale di quel prefino di allora, che come nell'autunno del 68 io ero insegnato a Fiesole, si presentò da Pino Ampioni, perché c'era il fratello di lui in casa di 21. E lì iniziò una storia. Vedevo un uomo diverso dai soliti preti, avevo visto solamente i miei genitori fino a 11 anni e poi i preti fino a 20. Era il 68. Era un vero 68. Non mi vinto, 67 anzi. E in quel momento così difficile vedere un cristiano che ci credeva, che era fedele, per cui era normale essere corretto, disinteressato, pulito, rigoroso con se stesso, prima di tutto. Povero! Quanta gente in quest'anno si è visto che c'era di povertà e organizzarsi la vita. Pino non viveva da pezzente, anzi non spendeva molti soldi per investire, ma non ricordo mai dei pantaloni non in piega, una camicia non in piega, non aveva la donna come donna di servizio. Ho tante volte riflettuto, soprattutto nell'ultimo verso, sulla castità. Chi reggeva effettivamente in piedi quest'uomo? In termini ideologici, come il 68 non si faceva caso, si serviva l'idea quando adesso non piedi nessuno. E si è scoperto tanti altarini quando si sono poi aperti gli occhi. Chi lo faceva vivere? Avete mai visto i più vecchi prima pregare? Qui. Noi che ci si stufava, ma non esistiamo più, che ci capitava di sentire da seminaristi. Non ci rendevamo conto che c'è della gente come lui che farebbe follie pur di non prendere la messa, pur di caricarsi di razza, di riempirsi di eucaristia. Venivo qui insieme a questo prete di cui vi parlavo, questo pretino, poi diventa anche io pretino, si chiamava così la Pina, che scriveva nella sua lettera a Pino, eravamo noi. Ricevevo tanto da loro, tanto. La possibilità del Vangelo, la forza del Vangelo, il futuro del Vangelo. E poi la scuola della Pina, tra i ragazzi, la riconciliazione ai livelli più alti, col cattolicesimo di sempre. La Pina, alla scuola di Niconecchi e dei suoi formatori degli anni 30, si è formato in un ambiente che noi oggi, per certi versi, noi come eravamo 50 anni fa, qualificheremo come Pilotto, Niconecchi. L'intimità con Cristo, la Trinità vivente, la gente ci ha fatto riscoprire nella burrasca di quest'anni che tutto quello che ci avevano detto era tutto vero, anche se ci avevano detto male. Non era un po' noiosa, un po' stanca, un po' triste, un po' repressiva. Era interessante vedere come questo terzetto si incrociava, Violetta per un verso, il professore analogamente, fino alla loro scuola. Che grazia, che doni straordinari. Per noi avevamo l'uomo che ti incoraggiava, l'uomo che, voi ve lo ricordate, che capacità di parlare ai ragazzi. Quando questo mi portava nel saloncino e ci faceva cantare tutte le volte le stesse canzoni, eppure la capacità, un treno. Da dove attingeva quella forza? A quel tempo non me la facevo una domanda. Ora che vedo come è facile di maniera secco di risorse, me la faccio.
Poi siamo cresciuti, contatti vari, lunghe vite, lunghe storie, io ho cambiato città e oggi, proprio oggi, si è celebrata a finire il funerale di questo ragazzo con cui insieme bussammo alla porta di Rimino. Io mi sono mosso da Roma apposta, sarei venuto a piedi nonostante tutto e poi quando ho saputo c'era questa messa, è un segno, ragazzi, è un segno, è un segno. Mentre si celebra il centenario di Rimino, è andato in paradiso, uno di quelli con cui cominciamo con prospettive, che cominciamo noi da allora, il famoso documento da avere quanto è passato di passato tra le nostre mani, soppesato in ogni virgola, e che nonostante quello che ci diceva Pino sapeva delle aree, le cose dove sapeva di aver bisogno di aiuto. Una vita vissuta per dare, avendo trovato a monte il segreto per ricevere. Io vorrei chiudere questa chiacchierata ponendovi una domanda. Non vi preoccupate di essere buoni e bravi e generosi ed eroi e di ricopiare fino nel dare. Preoccupatevi di ricevere. Preoccupatevi di ricevere. Di nutrirvi, nutrirvi di parola di Dio, di grazia, di sacramenti, di bellezza per buoni esempi, di aria pulita contestando il mondo nel quale ci troviamo. Preoccupatevi di ricevere, domandatevi come si fa a ricevere. Un mio grande parroco, diventato vescovo 70 anni fa, a una suora che mi scriveva domandandogli: Monsignore, io vorrei tanto dare Gesù ai ragazzi a cui faccio scuola, come posso fare? Siamo tutti alla ricerca di metodologie e di tecniche, siamo tutti dipendenti da un mondo che fa consistere nella comunicazione più importanza che dei comunicati, ma non importa. Lui gli rispose: cerca da averlo dentro, a uscire ci pensano solo. Cercate da averlo dentro, da avere dentro il fuoco, il sangue, il calore, per godere, perché a questo siamo chiamati, e poi ci penserà lui a portare frutto.